Ciao Enogastronomi, siete pronti a partire? Allora bene, fate le valigie e questa volta il viaggio sarà un pochino più breve dell'ultimo, perché dal Piemonte e dalle Langhe andremo in Lombardia, in Franciacorta. Accidenti, volevo svelarvi il vitigno e il vino pian piano, ma ho detto Franciacorta e tutti di sicuro avete capito, ne sono certa. Ebbene sia uno spumante. E perché avete capito? Perché i franciacortini sono stati bravissimi a creare un vino che è un vino simbolo, un vino che viene riconosciuto in tutto il mondo, il loro spumante. Sono riusciti a rendere territoriali dei vitigni internazionali, Pino Bianco, Pino Nero e Chardonnay, unendoli a un pochino di erba mat, crescendoli in Franciacorta e facendo un prodotto unico. Sono molto compatti, sono molto forti, molto legati fra di loro e, come si dice, è vero, l'unione fa la forza. Oggi degusteremo insieme Fratus, uno dei primi Franciacortini che negli anni 60 fu uno dei pionieri a piantare le vite proprio sul lago d'Iseo. Proveremo un suo satin di questo produttore biologico. Ma perché la Franciacorta è così vocata per la viticoltura? E che sia vocata, ne siamo assolutamente certi, tant'è che è quasi 60 anni che fanno prodotti di eccellenza. Perché dovete sapere che nel Neozoico qui c'era un grande ghiacciaio che poi si è ritirato, lasciando i suoi detriti. Tant'è vero che oggi parliamo della Franciacorta come di un agglomerato di colline moreniche, quindi colline formate dai depositi dei ghiacciai. E cosa ha lasciato il ghiacciaio? Limo, argilla, ma anche tanti detriti, tanti minerali. Sono terreni sciolti, ricchi di pietra. Terreni sciolti cosa vuol dire? Terreni in cui le radici affondano fino in fondo a prendere il nutrimento. Quindi non soffrono di stress idrico nelle stagioni più calde. Non soffrono di eccessiva umidità quando piove tanto, perché l'acqua viene drenata. E quindi sono dei terreni perfetti. In particolare a Monte Orfano c'è un cru dove Fratus ha coltivato la vite, dove ha cominciato nel 60 e dove sta continuando ora. Ci sono delle argille azzurre. Se vi ricordate, nella scorsa puntata abbiamo parlato di terreno elveziano e tortoniano. Ecco, il terreno tortoniano è quello che ha l'argilla azzurra e quindi vengono vini più eleganti e lo ritroveremo nel bicchiere. Abbiamo detto Franciacorta e quindi spumante, ma va fatta un'ulteriore specificazione: spumante metodo classico, non spumante metodo Charmat. Potremmo dire, anzi avremmo potuto dire fino al 94, spumante metodo Champenois. Poi i francesi hanno storto un pochino il naso e hanno detto no, solo noi nella Champagne possiamo dire Champenois. E c'è rimasto metodo classico, ma nella sostanza non cambia nulla. Brevemente, senza annoiarvi sulle tecniche di produzione dello spumante metodo classico, giusto due parole. Si parte dal vino base, sia per lo Charmat che per il metodo classico. Una volta ottenuto il vino base, si mette in autoclave e si aggiungono lieviti per il metodo Charmat, mentre per il metodo classico è tutta un'altra storia. Per il metodo classico il vino base viene messo in bottiglia con il liqueur de tirage, come lo chiamano i francesi, quindi zucchero e lieviti, e riparte una seconda fermentazione lì in bottiglia. Ecco perché abbiamo le bollicine, perché il vino fermenta ma è tappato, quindi l'anidride carbonica non esce.
Una volta che i lieviti hanno mangiato tutti gli zuccheri, i poverini muoiono. E allora le bottiglie vengono messe sulle pupitre. Le pupitre, le avrete senz'altro viste, sono delle specie di cavalletti bucati in cui viene messa la bottiglia, prima in orizzontale e poi pian piano in verticale. Vengono fatti dei piccoli giri per fare in modo che i lieviti dal fondo della bottiglia pian piano vadano verso la bidulla. La bidulla che è un piccolo serbatoietto in cui si depositeranno, quando la bottiglia sarà in verticale, i lieviti morti. Sarà quel momento passati per il disciplinare della Franciacorta, 18 mesi per il Franciacorta, diciamo così, normale, 24 mesi per il Satin, che allora ci sarà il dégorgement, cioè la sboccatura. Guardate come sono eleganti i francesi. E poi, tolto il tappo a ghiera, viene messa la liqueur d'expédition, una ricetta segreta, una ricetta che dà l'impronta della cantina. Naturalmente solo se lo spumante non è pas dosé. Se pas dosé vuol dire che lo spumante non ha nessuna aggiunta. Se invece ha un dosaggio, vuol dire che gli viene aggiunto qualcosa. Che cosa? Non semplicemente zucchero di canna, non semplicemente del vino base, non semplicemente del brandy, del cognac, ma un insieme di queste componenti. Ho sentito alcuni enologi che hanno provato ben 33 liqueur d'expédition prima di trovare quella giusta, quella che dà le caratteristiche al loro spumante. Perché ogni cuvée, quindi ogni assemblaggio di vini base di diverse annate che poi diventa spumante metodo classico, ha la sua impronta, ha il suo marchio di fabbrica. Ecco cosa fanno in Franciacorta, fanno spumante metodo classico. Dicevamo del liqueur d'expédition, vale la pena dire un'altra cosa sullo spumante, le gradazioni zuccherine. A seconda del residuo zuccherino che abbiamo, infatti, possiamo avere un pas dosé, dove non è stata aggiunta la liqueur d'expédition, oppure, a seconda di quello che rimane dopo l'aggiunta della liqueur, extra brut, brut, demi-sec, sec, e fino ad arrivare allo spumante dolce. Se noi abbiamo un residuo zuccherino fra 0 e 6 grammi litro, avremo un extra brut. Fino a 12 grammi litro, un brut e poi a salire. Attenzione, ho detto fino a 12 grammi litro è un brut. Quindi anche 6 grammi litro è un brut. Per cui se leggete sull'etichetta brut, non vuol dire che ci sia un eccessivo residuo zuccherino. E lo dico perché ora vanno molto di moda i pas dosé, quindi molto secchi, senza residuo. Questo per esempio è un Satin che ha un residuo di 6 grammi litro. Avrebbero potuto titolarlo extra brut, ma molto probabilmente per la politica commerciale e aziendale era meglio denominarlo brut. Quindi attenzione a quello che leggete sull'etichetta, ma ricordatevi anche di queste piccole differenze. Ora vi prometto che degustiamo, ma prima, indispensabile, i vitigni consentiti dal disciplinare del Franciacorta. Pinot bianco, Pinot nero, Chardonnay e fino a un 10% di erba matta. Questo è un vitigno autoctono della Franciacorta. Perché è stato introdotto? Senz'altro per legare il vitigno al territorio, perché tutti internazionali e nessuno autoctono, però anche per un altro motivo. Dovete sapere che di estati calde non ce ne sono solo ora ultimamente, ma dall'85 ha cominciato a scaldarsi il nostro pianeta, purtroppo. È per quello che alla fine vi dico sempre rispettiamo il nostro pianeta. E quindi cosa è successo? Ci sono stati dei problemi con i vitigni internazionali che hanno una maturazione normale, per cui le vendemmie si sono spostate da settembre sempre prima fino ad agosto. E allora è stato utile introdurre l'erba matta, che ha una maturazione tardiva perché ha un ciclo vegetativo un po' più lungo,
E allora si vendemmia una settimana dopo lo Chardonnay. Ed è anche molto acido, quindi conferisce maggiore freschezza laddove l'estate sia stata molto calda e ci sia necessità. Finalmente, come promesso, lo degustiamo. Questo Franciacorta Brut con 6 grammi litro di dosaggio, Sauternes. Oh, cosa significa Sauternes? Ma ora vi prometto che degustiamo. Intanto guardate il perlage di media grana e persistente, abbastanza persistente perché noi stiamo parlando, e continuano a salire le catenelle. Dicevamo Sauternes. Sauternes significa innanzitutto da disciplinare che almeno il 50% del vitigno è Chardonnay, in questo caso è un 100%. Secondo poi, deve riposare 24 mesi sui lieviti, e questo lo fa da disciplinare. E altra cosa, deve avere al massimo 5 atmosfere di pressione. Cosa significa? Che noi in bocca sentiremo una bollicina Sauternes, quindi setosa. Cominciamo con la degustazione, olfazione. Ah, una cosa che non vi ho detto, ma lo sapete, ovviamente non si sciaborda come se non ci fosse un domani lo spumante, perché sennò perdiamo le bollicine e quindi in bocca poi non sentiamo questo effetto delicatissimo o anche grossolano della bolla. Che buoni profumi freschi, profumi di agrumi che si mischiano con la burrosità che ci dice che c'è lo Chardonnay, è tipico del vitigno. E poi una nota minerale che è fra il salmastro e la nota più di pietra bagnata, e anche della frutta secca, noccioline. Qualche fiore bianco, la mela. E ora degustiamolo. Si sente la bollicina setosa, sono tante bollicine che accarezzano il carvorale. E poi in bocca si sente un pochino di residuo zuccherino, è un brut, ma non è assolutamente fastidioso, anzi, perché contrasta bene la sapidità che è tipica di questo cru, è molto sapido questo vino, e anche la verticalità, quindi viene riempita la bocca con una leggera dolcezza, poi la sapidità l'asciuga e la freschezza viva ci dà l'acidità, ci fa salivare ancora. E mentre vi parlo riesce la dolcezza della frutta, della mela, ma anche ancora la nota minerale del salmastro. È un vino che ci piace, è un vino che vorremmo bere ancora, ancora, ancora. Quindi è un vino che vi suggerisco di acquistare. Ciao enogastronomi, ora vi saluto, mi raccomando, degustate con moderazione e rispettate la natura. Ciao!